Allora, ieri c'è stato un incontro che così ha fatto un po' un punto su un aspetto che a molti sta a cuore, ovvero sia la fama dei Cesari, la romanità, insomma. Che cosa è scaturito da questo incontro? Sì, il primo tavolo tecnico in cui ci si è incontrati, parte politica e anche gli animatori di questa riedizione di una Fano romana, di una settimana a tema sulla romanità, che può essere molto suggestiva sulla memoria della Fano dei Cesari, ma evidentemente con elementi di novità e di perfezionamento. Ma al di là delle cose emerse sulla stampa, che non erano state concordate in alcun modo, erano delle suggestioni che chi si candida a organizzarla aveva messo sul piatto, io e anche il sindaco abbiamo sottolineato che una kermesse di questo tipo ha bisogno di finanziamenti importanti. Non si può fare con pochi euro, perché Fano merita una manifestazione che ha una memoria storica peraltro, e quindi si parte intanto con un ricordo di celebri edizioni, ma dopo un po' di anni c'è una riflessione che ci consente di rilanciare. Chiaramente c'è il tema economico che si deve sposare con un progetto di qualità e trovare sponsorizzazioni, perché l'amministrazione farà la sua parte, ma non può certo accollarsi tutto l'onere, non sono più quelli tempi, e siamo convinti che un progetto di qualità che sappia unire il gusto popolare, il divertimento alla cultura, però le radici della città, senza sbaffature, senza scivolamenti di cattivo gusto, possa essere una carta valida per avere sponsorizzazioni.